Mara Venier non tornerà sui suoi passi, un addio che spezza il cuore di tantissimi fan. Questi mesi sono stati difficili. Mara Venier, storica conduttrice e volto amatissimo della televisione italiana, ha affrontato un periodo particolarmente difficile a causa di gravi problemi di salute. Aveva parlato della sua recente estate da incubo a causa di una grave emorragia all'occhio destro, che ha richiesto diverse operazioni, e del trauma psicologico che ne è derivato. La notizia del suo malore ha scosso il pubblico e tutti coloro che hanno sempre seguito con affetto la signora della domenica. L'emorragia che l'ha colpita è stato un evento inaspettato e preoccupante, lasciando i suoi fan distrutti. Negli ultimi mesi, Mara Venier ha dovuto fare i conti con una serie di problemi di salute che l'hanno portata più volte sotto i riflettori, ma non per motivi legati alla sua brillante carriera televisiva. Tuttavia, il momento più drammatico è arrivato quando è stata colpita da una grave emorragia. La stessa ha raccontato di non averci più visto all'improvviso, quindi ricoverata e operata d'urgenza. Purtroppo, le ultime notizie non hanno portato buone nuove. Il mondo dello spettacolo ha reagito con profonda solidarietà. La conduttrice, da sempre apprezzata per la sua empatia e schiettezza, ha costruito negli anni un rapporto speciale con il pubblico. Mara ha sempre mostrato grande forza e determinazione, anche di fronte alle difficoltà più grandi, questa volta ci dà l'addio. L'addio di Mara. Mara Venier, una delle figure più iconiche e amate della televisione italiana, ha dato il suo addio. Ha infatti annunciato che la prossima stagione di Domenica in sarà la sua ultima. Un annuncio che non sorprende completamente i suoi fan, dato che Venier aveva già fatto dichiarazioni simili in passato. Tuttavia, questa volta sembra che la decisione sia definitiva, segnando la fine di un'era televisiva che ha attraversato decenni di successi, momenti memorabili e profonda connessione con il pubblico. Mara Venier è entrata nel mondo dello spettacolo come attrice, per poi affermarsi definitivamente come conduttrice televisiva. Il suo stile diretto, la capacità di entrare in empatia con gli ospiti e il pubblico, e il suo inconfondibile sorriso la hanno resa una presenza fissa nei salotti italiani per oltre 30 anni. Dopo i primi successi in vari programmi, Venier è diventata il volto simbolo di Domenica in, il programma della domenica pomeriggio di Rai 1. La sua prima esperienza come conduttrice della trasmissione risale al 1993, e da allora ha legato indissolubilmente il suo nome a Domenica in, conducendo diverse edizioni e contribuendo a farne uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto italiano. Non è la prima volta che Mara Venier annuncia la sua intenzione di lasciare la conduzione di Domenica in. Già in passato aveva dichiarato di volersi ritirare, ma ogni volta qualcosa l'ha portata a restare. Venier ha voluto rassicurare i suoi fan, dicendo che lavorare la distrae, così passa il tempo tra una riunione di redazione e una visita di controllo senza perdersi mai d'animo. Nonostante l'annuncio, i fan della conduttrice sanno che con Mara Venier nulla è mai certo fino in fondo. L'ipotesi di un ulteriore ripensamento non è esclusa, vista la sua passione inestinguibile per il suo lavoro e il legame indissolubile con il pubblico italiano.